Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. In questo gameplay walkthrough stiamo percorrendo la carriera in questo simulatore appunto di lavaggio elettrico. Siamo praticamente degli spruzzini umani ed oggi andremo a pulire lo yacht. Eccoci qui. Come sempre, ti ricordo subito di mettere un mi piace se la serie ti sta piacendo, di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e di commentare facendomi sapere cosa ne pensi di questo videogioco, se l'hai provato e se lo trovi rilassante quanto io lo trovo io. Cerca sporco, non affascina anche te il principio di Archimede? Che modo è di iniziare una conversazione? Vabbè, comunque. Non passa giorno in cui non intraprenda qualche piccolo esperimento basato sullo spostamento di determinati quantitativi d'acqua. Oggi voglio scoprire cosa succede mettendo nella mia imbarcazione da diporto tutto ciò che possiedo per poi andarmene a fare un giro lungo il fiume. Hai il permesso di entrare nella mia proprietà per effettuare la pulizia. Ovviamente, appena rimossa l'ultima traccia di sporco, il permesso verrà revocato all'istante. Un po' antipatico questo sindaco, non trovate? Gradirei che tutto ciò restasse tra noi. Non vorrei che qualcuno pensasse che mi stia dando alla fuga. La storia del sindaco diventa sempre più strana, eh? Allora, vediamo un po'. In questa mappa non c'è un obiettivo specifico, quindi diamoci la pazza gioia e puliamo tutto immediatamente. Ehi, sono Harper. Che diavolo sta succedendo a Muckingham? Bella domanda, Harper. Ho appena letto un articolo di Notizie Verissime intitolato La città senza gatti. Oddio, basta con questi gatti. Già che è uscito Stray in sto periodo, hanno già rotto il cazzo. Non voglio gatti anche qui. Davvero non è rimasto nemmeno un gatto? Boh, non so perché lo chieda a noi. Come se noi fossimo tipo degli zoologi che vanno in giro per la città a controllare se ci sono dei gatti. O se ci siano dei gatti. Parliamo correttamente. Come sempre vi ricordo che durante la pulizia io parlerò molto poco, per lasciarvi godere appieno del rumore ASMR dell'idropulitrice e dello sporco che se ne va. Molti lo trovano rilassante, compreso me, altrimenti non starei portando questa serie. È estremamente rilassante.
E nel Corriere dei Sospetti c'era scritto che la condotta idraulica del sindaco è solo la punta dell'iceberg. Ok, apprezzo il fatto che abbiano costruito una sorta di storia dietro tutto questo. Tutta quell'acqua deve servirgli per qualcosa di losco. E stiamo pulendo uno yacht noi, eh? Ok, abbiamo completato praticamente la parte esterna della nave. Corre voce che voglia convogliare l'acqua in un impianto di estrazione illegale appartenente a un miliardario o cosa? Sarà davvero così? E se questo fosse collegato in qualche modo ai gatti scomparsi? Ma non credo sinceramente, però va bene. Anzi, prima mettiamola qua la scala. Finiamo questa decorazione qui, la polena.
La cosa peggiore è che tutto è cominciato quando sono finalmente riuscito a filarmela. Ah, ok. Anche se in realtà non posso lamentarmi. Lo scavo nel deserto a cui sto lavorando è una vera favola, dovresti venire a vederlo. Magari in una delle prossime missioni andremo nel deserto. Però non capisco come mai questi due pali non si puliscono. Cazzo di problemi hanno.
A proposito, cerca sporco, nei prossimi giorni, mesi e anni potresti imbatterti in persone che ti faranno qualche domanda. Già imbattuto.
Cosa manca? Superfici inferiori, copertura. Finitura copertura, supporti copertura e pannello di comando. Ah, ecco qui. Ecco cosa mi ero dimenticato. Ok, e trovo il pannello di comando, quindi credo sia questo. Pannello di comando, eccolo qui. Fatto! Te la sentiresti di pulire il Monster Truck comunale? Alcune teste vuote ci hanno versato sopra un bel po' di asfalto, ma certamente, ma lo faremo nel prossimo episodio. Ora andiamo a vedere il timelapse. Un altro ottimo lavoro, cerca sporco. Grazie davvero. Speriamo solo che l'acqua rimasta nei fiumi basti a salpare ed arrivare fuori città. Oh, quasi dimenticavo. Se quel maledetto gatto ingrato dovesse farsi vedere, puoi anche tenertelo. D'ora in poi me ne lavo le mani. E ricorda quello che diceva sempre mia mamma e mia nonna prima di lei. Se non hai niente di buono da dire sul sindaco, meglio non parlare affatto. Addio, JJ XIII. Ok, quindi il sindaco davvero se la dà a gambe. Detto ciò, il video finisce qui. Nel prossimo episodio ovviamente andremo a pulire il Monster Truck e a fare l'obiettivo annesso a quella missione. Io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!